Linda Abenai alla sua tesi di laurea. 5 febbraio 2018. Signore e signori, fate molta attenzione perché Linda è bravissima. Grazie da zio Walter. Linda Abenheim, che discuterà un elaborato dal titolo Nuovi diffusori di feromone sessuale per il controllo della tignoletta della vite alla tenuta di Ornellaia. Il relatore è il professor Andrea Lucchi. Prego. Il mio lavorato tratta di alcune prove sperimentali svolte sui nuovi diffusori per il controllo sulla tignoletta della vite presso la tenuta di Ornellaia. La tenuta di Ornellaia nasce a Bolgheri nel 1981 dal marchese Ludovico Antinori. Nel 2002 Robert Mondavi, famoso produttore di vini californiano, acquisisce la totalità della tenuta e nel 2005 cede l'intera proprietà della tenuta agli attuali proprietari, il marchese Frescobaldi, e il marchese Ferdinando Frescobaldi viene nominato presidente. Tra i prodotti più importanti caratteristiche del suo terroir è grazie alla struttura equilibrata. Per quanto riguarda invece Ornellaia, è un vino di grande importanza per la tenuta, grazie alle particolari attenzioni ai dettagli e al meticoloso lavoro in vigna, svolto con lavorazioni agronomiche in estate per consentire alle uve di mantenersi in ottimo stato fitosanitario. Ornellaia Bianca invece è un vino che nasce dalla volontà della tenuta di esprimere le caratteristiche del territorio non solo con vini rossi ma anche con vini bianchi, mentre le Serre Nuove è un vino che nasce dai vigneti più giovani della Esso presenta la presenza costante e negativa da parte di un lepidottero ampelofago chiamato Lobelia botrana. Questo insetto, comunemente chiamato tignoletta della vite, appartiene alla famiglia dei tortricidi e rappresenta una delle specie più dannose per tutta la viticoltura. Da questa slide possiamo vedere il ciclo vitale dell'insetto, il quale è caratterizzato da una riproduzione sessuale. Lo stadio di crisalide, che rappresenta un vero e proprio stadio intermedio tra la fase giovanile di larva e la fase di adulto, caratterizzato da delle trasformazioni fisiche e metaboliche che consentono alla larva di raggiungere le caratteristiche distintive dell'adulto. Questo insetto è un insetto polivoltino a diaposa facoltativa che in Europa e nel bacino del Mediterraneo svolge da 2 a 5 generazioni l'anno in funzione della latitudine e delle condizioni climatiche. Generalmente in Toscana svolge 3 generazioni, una generazione antofaga e 2 generazioni carpofaghe. Durante la prima generazione, quella antofaga, l'insetto vi depone le uova sull'infiorescenza sulla pianta, sul calice, la calittra e talvolta anche sui peduncoli. Durante invece la seconda generazione, cioè la prima carpofaga, l'insetto vi depone le uova durante la fase dello sviluppo degli acini, quando questi non sono ancora maturi. Durante invece la terza generazione, cioè la seconda carpofaga, l'insetto vi depone le uova sugli acini dopo l'invaiatura. Per quanto riguarda il danno, è causato dall'attività trofica della larva e il danno più consistente si riscontra nelle 2 generazioni carpofaghe, essendo queste prossime al periodo di vendemmia e essendo caratterizzate anche da delle condizioni climatiche e culturali che possono causare dei marciumi primari e secondari sul grappolo, causando quindi gravi perdite di produzione. Grazie mille. Vanno a deliberare. Linda, saluta. Com'è? È andata bene, vai. No, zio, fai... Pula la banana. Pula la... Calmati, non è ancora finita, calma. Capito, ma... Dal magnifico rettore le conferisco la laurea in scienze agrarie con la valutazione di 106 su 110. Complimenti.
Buono, eh? Contento. I genitori di Linda, Caterina e Said, sono rimasti entusiasti di quello che ha fatto la loro figlia. 106, brava!